Questa è Lucia, il terrore della strada, il pirata in gonnella, la regina del mare. Tutto questo però avviene nei suoi sogni. In realtà Lucia è solo una bambina che andrà a scuola per la prima volta non appena le vacanze saranno finite. Lei è così contenta. Ma per ora siamo in vacanza e le sue amiche sono tutte partite. Non è rimasto nessuno in città e Lucia non sa con chi giocare. Ha trovato solo Osvaldo e la sua banda ed avrebbe fatto meglio ad evitarli. Purtroppo non è stata capace. Si è messa in testa di diventare assolutamente una di loro perché non vuole più star sola. Desidera giocare con qualcuno ed è pronta a tutto pur di raggiungere questo scopo. Osvaldo invece desidera liberarsi di quella mocciosa che gli si è appiccicata alle costole e così le propone un compito difficilissimo. Prendere qualcosa in un negozio, cioè rubare. Lucia obbedisce, ruba un pacchetto di plastilina, ma tutti sanno che rubare è una cosa grave e si rischia grosso. Il furto non viene scoperto e per di più una grossa scatola di cioccolatini passa nelle mani di Lucia, che stupita e confusa non ha saputo spiegare come si sono svolte le cose. La scatola è certamente la più grande di tutto il negozio. Osvaldo a questo punto diventa terribilmente curioso, vuole sapere che cosa nasconde Lucia nel suo berretto. Non può certo immaginare che Lucia sia uscita dal grande magazzino in compagnia di due ometti di plastilina, uno più piccolo e uno più grande. Lucia ha però promesso di riportarli nel negozio prima dell'inizio della scuola, perché sa che non si deve rubare. Questi ometti, di cui nessuno vuole occuparsi, durante l'estate sono soli e sperduti come Lucia, però diventano degli aiutanti preziosi nel menage casalingo. E si deve proprio a loro se Lucia diviene la regina del mare. Questo naturalmente si verifica fra grandi risate di tutti e con molta umidità nell'ambiente. Lucia sostiene una battaglia memorabile contro un polipo mostruoso e dimentica completamente che si trova a casa, nella stanza da pranzo. Quello che avviene non è cosa che possa essere spiegata facilmente ai genitori. Come si può trovare una spiegazione ad una cascata d'acqua che precipita giù per le scale di casa? Si può solo dire: «Ah, guarda, è venuto fuori un pesce!» Inoltre la mamma e il papà non possono sapere che in casa ci sono adesso due bocche in più da sfamare. Due bocche in più terribilmente esigenti. Comunque, una cosa è certa. Con i due ometti di plastilina è iniziata una nuova epoca. E Lucia, finalmente, non è più sola. Alzarsi! Cosa c'è? Ehi, piccolino, anche tu! Alzatevi! Non mi avete sentito? Su, alzatevi! Non possiamo farlo! Siamo orsi polari, d'estate dormiamo! Non se ne parla nemmeno. Proprio perché è estate dovete muovervi e saltare giù in fretta la mattina. Lasciaci dormire ancora un po', Lucia. Sì, solo 5 minuti, eh. Bene, 5 minuti. Poi dovete venire a giocare. Mami! Ah, Lucia, per favore, torna a letto. È ancora presto, fa la brava. Ma io non ho più voglia di dormire. Voglio bere, ho molta sete. Prendi una mela se vuoi, oppure bevi un bicchiere d'acqua. Mm-hmm. Mm.
siete andati? Vi nascondete? Non mi fate arrabbiare, però. Ve lo dico subito. Allora, dove siete? Grandone? E tu, piccolino? Vi ripeto, non mi fate arrabbiare, se no sono guai. Piccolino? Grandone? Venite fuori, sì o no? Vi vedo, sapete? Poi però, se volete giocare, ve lo dico subito, io non giocherò più con voi. Ma dove vi siete messi, orsi dormiglioni? Papà, basta dormire. A cosa possiamo giocare? Oh, no, niente. Papà, per favore. Oh, fa smettila, Lucia. E allora dimmi a che gioco possiamo giocare. Ma sono le 6. Infila a letto. Altrimenti ti prendi uno scapaccione. No, no, no. Non dovete fare così la mattina, altrimenti i rimproveri me li prendo io. Il pesce è già sveglio. Ehi! Un'altra cosa, eh? Ci risiamo! L'ha già fatto ieri per tutta la serata. Finiscila! Lui ha sempre detto che era Fantomas, il signore del mondo. E l'ha anche scritto sullo specchio della stanza da bagno, sai? Veramente, la scritta diceva così. Sono stato qui Fantomas. Voi sapete anche scrivere? E come? Ti meravigli, eh? E perché? Sì, ma tu non devi fare la spia. Ti chiedo scusa. Oh, santo cielo. Io sono... Noi sappiamo fare molte altre cose, vuoi vederle? Sì, ti va? Sì, ma adesso non guardate, devo lavarmi. Non avere paura, non guardo. Sono stato qui Fantomas. Sai scrivere? Non bene. So I, O e A. E F e M? Confondo la E con la F ogni tanto. Sono stato qui Fantomas. Si può sapere cosa vuol dire? Io? Tu l'hai scritto ieri. Ah, no, davvero? Prego. Attenti, i miei genitori! Adesso si mette anche a parlare da sola. Sciocchezza. Ma è una cosa normale. Lei è una bimba normale. Ma chi scrive sullo specchio? Hai cancellato tu? Cancellato cosa? Ma di che parli? Chi ha scritto, papà? Mamma, posso uscire?
Dopo colazione, si intende. Mi sono anche lavata e molto bene, sai. La scritta c'era, e come? Ehi, vieni! Grandi, rimarrete sempre piccoli, siete troppo golosi. Cioccolato, zucchero e nient'altro. Non vi vedo mai mangiare qualche altra cosa, un grissino per esempio. Ah, del resto non so ancora bene che cosa mangiate voi due. Non devi saperlo perché si tratta di un terribile segreto. Se un giorno conoscerai i nostri nomi ti spaventerai terribilmente e tremerai fino alla morte, sai, come la gelatina nel piatto. Davvero? Perché noi in realtà... Perché voi in realtà? Perché in realtà non abbiamo idea di quali siano i nostri nomi. C'era scritto sul pacchetto in cui eravamo chiusi. Plastilina colorata di qualità extra fine. Plastilina colorata di qualità extra fine. Copyright. Copyright. Plastilina extra fine. E il marchio? Al Cyber Cybermeister. Federico e Federico Compagnia per Azioni. Sì. Sì, ma il nostro nome non c'era. Ho visto anche scritto prezzo scontato. Può essere un nome? No, assolutamente. Quello non è un nome. Federico e Federico. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Federico, una volta in televisione c'era un re che si chiamava Federico. Non mi ricordo se era buono o cattivo. Non toccare più lo zucchero. Andate da Osvaldo e fatela arrabbiare. Sì, vengo giù subito. Salve! Ieri ho preso un ceffone per il soffitto bagnato. Osvaldo, adesso tocca a te. Prima di tutto cercheremo di torturarti lentamente. Per la paura tremerai per sempre, ti verranno i capelli bianchi. Sì, soffrirai le pene dell'inferno per i tormenti che ti infliggeremo. Li sentirai ogni secondo come il tic-tac dell'orologio. Bene, sono proprio contento. Tanti saluti alla mamma. Ehi, cosa vuoi farci adesso? Tanto non ti servirà a niente. Metterò le scarpe di gomma, questi giochetti li ho già visti mille volte. Ta 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 ta! Oh, finalmente! Ta 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 ta! Ti avevamo avvertito! Chi mi ha avvertito? L'hai detto tu? Io? No, perché? Osvaldo sospetta qualcosa, vi vuole prendere a tutti i costi, ne combinerà qualcuna, vedrete. Oh sì? Allora corri via e non ti voltare, dobbiamo raggiungere l'incrocio. Ce ne libereremo presto, vedrai. Corri su, svelto. Dai, via. Se la chiappo se ne pentirà, ne ho già sopportate troppe per causa sua. Che cosa ti ha fatto? Le pene dell'inferno e un ticchettio continuo in testa. Avrò i capelli bianchi e tremerò per sempre. Tremeranno i capelli bianchi e stare sempre a tremare. Anche se è una mocciosa, sa scivolare sul corrimano meglio di te e ci divertiamo di più con lei che con te. Questo lo dici tu. Meglio stare con lei che rubare le calecche e andare in giro come scemi. Aspettate, so dove possiamo nasconderci. Dobbiamo solo attraversare la strada. Inseguiamola! Credo che lei sappia fare magie. Ah!
Adagio, adagio, altrimenti cadi, batti il naso e ti dobbiamo anche curare. Non cado, stia certo, vado dalla mamma. Vogliamo andarci anche noi, ci devono togliere 5 denti. Forse anche 7. Mettetevi le soprascarpe. Tu vieni qui, vieni. Io? Sì? Cosa c'entra questo? Lascialo, lo tengo io. Guarda, un dente che mi dondola. Ah, anche a me. È un molare. Se vuoi, la mia mamma te lo può togliere. Tu non sentirai nessun dolore. Ah, anch'io sono capace di togliertelo. Ti va? Vieni. Perché no? Non voglio, no. Vieni, ti mostro una cosa divertente. Che bello! Non ti pare? Sembra un asciugacapelli! Fuori di qui! Non tu, quella là! Ma io non voglio affatto andarmene! Mi piace stare qui! Tutto è chiaro adesso, non sa fare magie! Per il resto me la pagherai! Guarda! Sono foche! Fantomas! È una spada che senza troppe difficoltà si trasforma in un cane bassotto. Esattamente. E questo cane era vivo e se ne andava in giro per la stanza. Ma non è finita qui. La sera, mentre riordinavo la cucina, i piatti sono caduti in terra uno dopo l'altro, da soli. Ah, è uno scherzo strano, sì. Però se tu avessi 5 figli ti parrebbe normale. Ecco, ti segno quello che ti occorre, va bene? Come sono bravi! Sono i peggio cavalieri del Giuda, dai! Gira! Che forza! Scommettiamo su chi lascia cadere la palla? Sì, dai! Dai, lancia! Scommettiamo! Guarda! Buongiorno, mamma! Buongiorno! Cosa fate voi qui? Avete tutti mal di denti? Oh, no! Siamo venuti ad accompagnare Osvaldo. Non sapeva dove andare. Ma qui c'è anche un altro ragazzo a cui dondola uno dei molari superiori, mamma. Ma adesso non sento più nessun dolore. Fai le diagnosi adesso, Lucia. Infermiera, su, cosa c'è? Non andare via. Mettiti a sedere. Le assicuro che non sento più nessun dolore, anzi... Stai fermo adesso, infermiera! Cosa vuole farmi? Fuori, su. Per favore, infermiera. Mi scusi, dottore, eccomi. Come ti chiami? Osvaldo. Richter. Rosenweg 15. Apri la bocca. Fammi vedere. Ah, non vai troppo spesso dal dentista, tu, eh? Ah. Ora metteremo a posto questa bocca. Infermiera, otturiamo il terzo molare inferiore. Sciacqua pure. Ecco, dottore. Va bene così? Beh, ormai lo sa fare, no? Noi andiamo via, ciao mamma. Arrivederci. 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 Arrivederci, ragazzi. Scusa, collega. Quel bassotto non era una foca prima. Hai detto che era molto piccolo. Thank you.
hoppy hoppy manawa. What? My baby what? What a member of yes. What? Vuoi vedere? Cosa? È il dente di sopra. E lo sai, il dentista ha anche le foche piccole. Sono piccole e giocano a palla. Una è verde e l'altra è tutta arancione. Sono proprio foche vere. E bisogna pagare l'entrata? Oh no, non si paga, è tutto gratis. Puoi anche andare su e giù con l'ascensore se ti piace. Dove vai? Rispondi. Vado dalle foche. Ah. Da chi vuoi andare? A vedere le foche. E voglio salire e scendere con l'ascensore. Non costa niente. Ma allora perché non vai allo zoo? O al Luna Park? Esci subito. Signore e signori, vi auguro di cuore buon appetito. Oh, molte grazie. No, non puoi mangiare tutto tu. Anche Federico e Federico ne vogliono un po'. Purtroppo spesso non so nemmeno dove siano. Oh! Ehi, grandone, adesso in che cosa vi siete trasformati? E tu, piccolino, dove ti sei nascosto? Su, venite fuori! Dove vi siete messi? Piccolino! Grandone, dove siete andati? Una per me, una per te. Scommettere. Ero là e mi hanno buttato fuori. Hai detto che devi farti curare un dente? No, perché? Ah, fuori i fazzoletti. Perché? Fatti come se aveste male i denti. Prendetene uno, ne hai uno. È mio. Ecco, tieni questo in bocca. Avanti, tutti con me. Tutti al terzo piano. È là che vengono praticate le cure dentistiche. Tutti al terzo piano. Su, al terzo piano, vai. Vedi che non ti ho fatto male? Sciacqua pure. Sono qui. Guarda, lei non ha nessuna paura. Ti fa male un dente? Aspetti qualcuno allora. Vorrei andare dal dottore. Ci faccio entrare. Posso
faccia vedere, dottore, per favore! Non ci fanno male i denti, ci fanno male entrare. I denti, ai. Sei già stato qui tu, non ti ho tolto un dente. Sì, ma ce n'è un altro che si muove, anzi, si muovono tutti. Anche a me. Sono già stata qui, sono venuta prima, ma anche a me si muove un dente. Siamo venuti per vedere le foche, una è verde e l'altra è arancione. Entriamo! Foche. Minuscole foche che giocavano. Allora, ciao! 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 Ciao!